Con noi l'assessore Cristina Cappellini di Regione Lombardia, oggi qui alla sede regionale di Como, collegata con tutte le altre sedi, per illustrare, riferire di 3 anni del suo assessorato che per la cultura ha speso la bellezza, bisogna proprio dire questo, di 142 milioni di euro. 132, 132 milioni di euro, l'ho aumentato un attimino, assessore. Ma soprattutto, al di là della cifra, è molto interessante la quantità e la qualità di titoli che lei ha elencato tra progetti di sistema, progetti che invece porteranno ad eventi, recuperi, insomma, davvero un lavoro molto qualificato. Eppure non la vedo soddisfattissima, come mai? Anzi, sono molto soddisfatta anche perché abbiamo voluto coprire tutti gli ambiti culturali possibili. Non ci siamo dedicati a un ambito culturale in particolare, ma abbiamo cercato di sostenere il più possibile una cultura a 360 gradi, ma con un occhio ai territori. Quindi abbiamo messo al centro di tutti questi interventi, come dicevo prima, anche quelli previsti e attuati per Expo, guardando anche dopo l'Expo. Quindi sono stati tutti interventi per i territori e che guardano al futuro, quindi come investimenti nel futuro. 132 milioni di euro in 3 anni è una cifra notevole. Quando si dice la cultura è sempre la Cenerentola dei bilanci, ecco, la Lombardia ha scelto invece di puntare sulla cultura, ma quella cultura che è motore di sviluppo e leva dei territori, invitando i territori a fare sistema, a unirsi il più possibile nel presentare anche i progetti sui nuovi bandi, come abbiamo fatto oggi, a creare una partnership sempre più stretta tra pubblico e privato, e abbiamo visto che sono le ricette vincenti che ci hanno permesso in questi anni di finanziare o di cofinanziare grandi progetti di riapertura, addirittura di nuovi musei, nuovi teatri. In un momento in cui in altre regioni ci sono teatri che chiudono, musei che chiudono, penso che sia per tutti, non solo per noi regione, ma anche per tutti i cittadini, motivo di soddisfazione. Poi le risorse non basterebbero mai perché la richiesta è sempre tanta, oltre i singoli budget degli assessorati, però penso che più di così non potevamo fare in questi 3 anni. No, sicuramente no, la mia è un po' una provocazione nel dire che lei non era soddisfatta, anzi. E noi siamo molto soddisfatti anche che lei dà grande importanza al patrimonio immateriale, che per molti è così, proprio perché lo dice la parola, non è una cosa da finanziare. Invece mi sembra che nella sua azione di governo questo sia molto importante. Assolutamente sì, anzi è uno dei temi che abbiamo messo al centro delle politiche culturali della regione. Lo dice la denominazione del mio assessorato, cultura, identità e autonomie, vuol dire mettere al centro dell'attenzione quel patrimonio identitario dei nostri territori, quindi tradizioni, specificità, saper fare locali, quelle eccellenze dei nostri territori che abbiamo il dovere di salvare prima che questa globalizzazione ce li annulli completamente, quindi sono le nostre radici, il nostro passato, la nostra storia, e abbiamo voluto attraverso diversi progetti, dall'archivio etnografico di Regione Lombardia al sostegno agli ecomusei che erano stati abbandonati negli ultimi anni, proprio rilanciare quel grande valore, quel grande patrimonio identitario che i nostri territori, parlo di territorio al plurale perché la Lombardia ha una vasta gamma di specificità locali anche a livello linguistico, e quindi vogliamo valorizzare il più possibile tutto questo valore e questi tesori dei nostri territori. Ultimissima cosa, flash, riguarda proprio il nostro di territorio comasco, a cui lei sappiamo è molto affezionata, negli anni ci ha dato veramente grandi risorse, grande attenzione, questo è meritorio per un assessore regionale. Non le chiedo che cosa, cioè anzi, sì, le chiedo così, su che cosa in questo momento si è un po' concentrata, che cosa le piacerebbe che il nostro territorio valorizzasse in questo prossimo. Questa parte prossima del prossimo suo assessorato, in pratica. C'è Ma qualcosa in qui ci particolare? sono delle eccellenze ormai riconosciute e confermate negli anni. Adesso citandone alcune farei magari torto ad altre. Quello che io ho sempre visto come una grande voglia di fare a livello di associazionismo locale, di realtà culturali locali, e la capacità di condividere molti eventi e molte iniziative
tra di loro, non sempre facile, questo è un invito che facciamo sempre, ecco, di mettersi in rete, di condividere il più possibile idee, risorse, progetti, non sempre è facile pensarla nello stesso modo tra diverse realtà, però vedo che qui in buona parte è stato fatto un buon lavoro che accomuna tante realtà, dal teatro sociale che è ormai un gioiello e sta diventando sempre una realtà più di riferimento anche a livello internazionale, a tutto quel mondo di festival come Parolario piuttosto che Arte Arte, ma tutte quelle realtà vive del territorio che sono tante e quindi fanno bene a lavorare insieme il più possibile perché ci sono, hanno dimostrato di valere e anche per noi sono fiore all'occhiello del nostro territorio. E mi scuso con quelle che non ho citato, ma perché non potrei citarle tutte. Grazie all'assessore Cristina Cappellini. Grazie a voi.